Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati a questo tutorial dedicato ai cacciatori a palla, al cinghiale, che desiderano magari allenarsi un po' al poligono o al cinghialino corrente senza però spendere troppi soldi. Ho cercato sul mercato di trovare delle cartucce adatte a questo scopo, che costassero il giusto ma che fossero però precise e affidabili, e ne ho trovate due. Oggi ve ne presento una che è la più economica, viene costruita dalla Baschieri e Pellagri e si chiama Active Slug, d'accordo? È una cartuccia che viene utilizzata per il tiro dinamico, mentre invece l'altra è la Target Slug, sempre della Baschieri e Pellagri, che vi presenterò in un altro tutorial. Sostanzialmente sono quasi uguali, però diciamo che il rivestimento è diverso, la velocità è diversa, quindi è diverso un po' il rinculo e naturalmente le prestazioni e il costo ovviamente. Quindi partiamo dalla base. Questa è una cartuccia che ha innanzitutto un bossolo da 65 mm per adattarsi a tutte le camerature calibro 12, d'accordo? Ha una palla da 28 grammi che viene spedita a 410 metri al secondo, però con una pressione di soli 550 bar, il che vuol dire che ha uno scarsissimo rinculo nonostante abbia un'alta velocità, perché comunque 410 metri al secondo sono tanti. E come c'è riuscita Baschieri e Pellagri a costruire una cartuccia Slug che corresse a 410 metri al secondo con una pressione di soli 550 bar, quindi adattabile a tutti i fucili, anche vecchi e vecchissimi? C'è riuscita utilizzando una polvere particolare che è la F2X28 e il Gordon System applicato al fondello, quindi ha un fondello di soli 12 mm e qui ha naturalmente, dove c'è il primer, ha il Gordon System, che è un sistema che comunque riduce notevolmente il rinculo. Poi ha utilizzato una palla speciale con un rivestimento antiattrito nero che non solo diminuisce la pressione ma aumenta la precisione e lascia la canna più pulita, che è una situazione, diciamo una virtù di questa tipologia di palla molto apprezzata, perché se dovete sparare tanti colpi più la canna la lasciate pulita e meglio è. Naturalmente ha una particolarità che è stata studiata per il tiro dinamico, quindi a grande precisione. Questo è una caratteristica che apprezzerete tantissimo, e poi viene fornita in scatole pratiche da 25 pezzi, d'accordo? Quindi per la massima economicità possibile. Adesso io vi farò vedere delle fotografie con i particolari sia della Active Slug che della Target Slug, che vedremo in un prossimo tutorial. Poi vi porto al poligono, al tunnel dell'Armeria Innocenti, dove l'andremo a provare a 50 metri. Così avrete modo di vedere le sue prestazioni. Porterò un fucile nuovo che devo utilizzare per un video test sul campo di caccia al cinghiale con un'altra cartuccia famosa della Baschieri e Pellagri, nuovissima, uscita da pochi mesi, che è la White Blackout High Velocity, della quale potete già vedere un video test completo sul mio canale gratuito su YouTube Wild Hunters OMB, però potete anche vedere questo secondo mini video, perché voglio abbattere altri cinghiali utilizzando un'altra arma con una canna più lunga, con una configurazione diversa, in modo da darvi più parametri possibili. E adesso appunto con quella configurazione andremo a provare anche la Active Slug. Bene, andiamo all'Armeria Innocenti.
Amici carissimi di Wild Hunters, mi trovo con Alberto Cecchi all'Armeria Innocenti per questo tutorial che è dedicato all'allenamento, diciamo all'allenamento per la caccia cinghiale. Alberto, molti cacciatori a caccia chiusa amano mettersi un attimino in allenamento, mantenersi in allenamento ed è una cosa consigliabile comunque a tutti. Però c'è sempre un problema, il costo. Perché allenarsi con cartucce da caccia È un po' costoso. costoso e anche come rinculo alla spalla diventa un po' problematico perché sparare 25 munizioni da poligono non è come spararne 25 da caccia perché la potenza è molto superiore, le cariche e le pressioni su cartucce da caccia. Ovviamente cartucce con questa carica fatta in questa maniera. Infatti, questa è l'Active Slug della Baschieri e Pellagri, che è una delle cartucce che qualitativamente dà dei risultati ottimi perché è di qualità, però ha dei costi ovviamente accessibili. Quindi uno che ogni tanto vuole riprendere confidenza con l'arma, eccetera, qui insomma spende giusto. Questa è fatta per molti usi, cioè parte, nasce per il tiro dinamico, dove infatti la lunghezza è anche di 65 mm, non 70, perché in alcune discipline cambia anche la quantità di colpi che vanno ai serbatoi delle varie armi. Il rinculo va, poco rinculo, perché comunque sia sparare molti colpi a palla di seguito diventa Certo. difficoltoso, ma più che altro il prezzo è giusto. Certo, e infatti abbiamo deciso di darvi un piccolo saggio di queste cartucce con un Armsan Slug con canna da 61, quindi una canna che naturalmente dovrebbe rendere molto bene. Tra l'altro questa canna qui io l'avevo azzerata con le Baschieri e Pellagri, le White Blackout High Velocity per fare questo mini video diciamo di integrazione a quello che avevo già fatto come caccia cinghiale sul campo e sarà bellino vedere magari mantenendo il bersaglio originale, sparando sempre a 50 metri, che differenza ci potrebbe essere Perché chi è lo una sa? cosa, può cambiare tanto, perché le cariche sono completamente differenti, Differenti, però. però beh, andiamo a vedere perché questo potrebbe darci qualche indicazione che magari metti caso che sostanzialmente fosse quasi uguale, uno non avrebbe nemmeno bisogno di dire ok, finita la caccia, ritorno ad allenarmi con le Active Slug e devo rimettere a posto il tac e il mirino e poi quando ritornerò a caccia ridorò a fare Quello un'altra volta. era. Questo sicuramente non dovrebbe essere così, però andiamo a vedere e andiamo giù al tunnel con Alberto a 50 metri e vediamo il livello di rinculo e tutto il resto. Eccoci Alberto, allora ho fatto due rosate da tre colpi,
Perché dovevo prendere un po' di confidenza con lo scatto del fucile che è nuovo, diciamo, preso proprio stamattina, questo Armstrong. E praticamente ho fatto prima, diciamo, questi tre colpi, la prima rosata. Poi quando ho cominciato a prendere un po' di confidenza li ho tirati tutti e tre raggruppati. Mi sembra un bellissimo Sì. risultato. Perché sono cartucce da allenamento e sulla spalla sono dolci. Quello è il discorso, è che sparandone tante, avere una precisione di questi livelli non è da tutti. Poi, tra l'altro, come avevo accennato prima, ho voluto fare questo test di queste Active Slug con una canna da 61 cm Slug, perché 61 cm brucia tutta la polvere, quindi abbiamo proprio il risultato Sì, ottimale, io secondo me. Anche se poi magari quasi tutti tireranno con la 51 o al massimo la 56, però intanto volevo vedere. E poi un'altra cosa curiosa, perché ve la voglio dire. Prima ho azzerato l'arma perché la devo portare a caccia cinghiale con le White Blackout High Velocity, sempre della Baschieri e Pellagri. Avevo tirato una prima rosata sempre per prendere confidenza con lo scatto e poi ho azzerato l'arma, ho tirato questi due colpi abbassando e vedo una cosa curiosa che poi alla fine, a anche questa 50 metri è una sono... cosa e non ho spiegazioni, perché di norma una cartuccia da tiro dinamico, cioè che non ha una grossa velocità, anche se è 28 grammi, però è fatta per, le distanze non sono esagerate, sparano a bersagli fissi la maggior Certo, parte, quindi non hanno bisogno di questa grossa potenza, poi ne devono sparare molte, quindi anche per il brandeggio dell'arma sono, capito? Sparare qua uguale a una carica massima che va a 100 metri al secondo più di questo. è una cosa, È vero che sono 28 grammi tutte e due, però è buffa questa però cosa. ti dico, io ho Va bene. fatto, noi qui in poligono spariamo cartucce da poligono tipo queste, e vediamo che con tanti tipi di munizioni cambia molto, cioè cambia molto a seconda della munizione usata. E comunque sia, si riesce sempre a rimanere in un cerchio così nei 20-25 metri. Noi abbiamo provato a 50 metri già, Infatti a però 50 metri è incredibile. un solito risultato così non me lo sarei mai Nemmeno aspettato. io. E questo però, secondo me, è anche il fatto che le cartucce Baschieri e Pellagri da sempre, le Slug, hanno degli impennaggi di coda, delle cose molto equilibrate, cioè sono cartucce costruite con degli impennaggi fatti molto bene, perché la precisione poi alla fine è molto dovuta anche allo studio dell'impennaggio. E quindi mi sorprende, ma non più di tanto, e la spiegazione potrebbe essere che sono sempre cartucce ben equilibrate. Ora, questa è una cosa che è a margine, il fatto, l'ho voluta far notare perché qualche minuto fa avevo azzerato quest'arma con una cartuccia che è la più veloce in assoluto sul mercato e che già ho provato sul cinghiale, quindi andatevi a vedere il video, e poi vado a tirare queste qui di allenamento, il che mi fa supporre una cosa, che a questo punto, se voglio allenarmi, non ho bisogno di prendere quelle legnate sulla E cosa, uso un Active Slug e c'ho lo stesso risultato. di spendere anche molto di più, perché alla Ecco, fine è per chi certo. va, noi consigliamo sempre questi tipi di munizioni per chi va al cinghialino corrente, chi va a poligoni, perché primo spari più colpi e spendi anche meno, secondo come rinculo ne dà molto meno. Ovviamente però andrebbe fatta una prova così, perché Certo, questo magari è un è un caso, caso su però, 5 che tira certo. dove tira. No, La e questo mi cartuccia. conforta perché se è un'indicazione che possiamo dare a loro, perché se vanno a zerare il loro slug con le white blackout a 50 metri, se vogliono andare poi a divertirsi un po' al cinghialino corrente, hanno l'arma zerata nello stesso modo e hanno una cartuccia che invece costa molto meno e che non gli dà rinculo. Quello Questa è soprattutto. una cosa che alla gente strana come noi, coraggiosa come noi, che va a sperimentare cosa, se succede, possiamo dare anche delle utili informazioni. Naturalmente prendetela col beneficio del caso, perché questo è un Armsan Slug con canna da 60 cm, da 61, quindi non è detto che la stessa cosa sia riproducibile su una 51 o di un'altra marca, però io credo che non sarete molto distanti se No, sparate a 25-30 metri, ve la potrete giocare quello è bene. vero.
Bene, signori, il nostro tutorial insieme a Alberto finisce qua. Speriamo di avervi dato qualcosa di utile e ne sono sicuro. E poi ci vediamo per i nostri prossimi tutorial.